Buonasera, benvenuti all'appuntamento settimanale con la comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara Rete 8. Parliamo nella puntata odierna di formazione continua e gratuita in un'ottica di incremento della occupabilità e della competitività delle aziende. Esattamente parleremo di Fondi Impresa, un fondo interprofessionale che è frutto di un accordo trasversale di tanti anni fa e oggi uno strumento usato da Confindustria, da CGIL, CISL e UIL. Capiremo esattamente quali sono i pilastri di questo importante strumento che ricordiamo è gratuito, senza oneri né per i lavoratori né per le aziende. Passo immediatamente a presentare i nostri ospiti. In collegamento abbiamo Raffaele Sacca, che è direttore area conto formazione e articolazioni territoriali Fondi Impresa. Buonasera. Sera. In studio abbiamo Luciano De Remigis, che è il presidente di Fondi Impresa Abruzzo. Buonasera. E Buonasera a voi. ancora Lucia Di Lorenzo, imprenditrice della casa di cura Di Lorenzo SPA e Nova Salus SRL. Buonasera. Con questi nostri ospiti andiamo subito ad approfondire questa tematica così importante, quindi andrò adesso dal direttore in collegamento per capire bene quali sono i numeri di Fondi Impresa, sia dal punto di vista delle aziende che dei lavoratori interessati. Prego. Buonasera a tutti. Fondi Impresa, come oramai molti di quelli che ci ascoltano sanno, è il più grande fondo interprofessionale d'Italia. È stato costituito, come vi ha detto, con un accordo interconfederale che oramai ha quasi 20 anni, il prossimo anno facciamo 20 anni, tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, ed è il soggetto italiano che gestisce la maggior parte delle risorse destinate alla formazione dei lavoratori addetti all'industria privata. Siamo il più grande, rappresentiamo metà della luna, sostanzialmente abbiamo più di 200.000 aziende aderenti per un totale di 5 milioni di lavoratori e nel corso degli anni abbiamo formato e finanziato formazione per più di 3 milioni e mezzo di lavoratori del nostro paese. Questi sono i numeri di Fondi Impresa. Fondi Impresa oramai, come dicevo, è attiva già da 20 anni e finanzia la formazione delle aziende attraverso due grandi canali di formazione. Il primo è il conto formazione ordinario, in cui l'azienda accantona con un meccanismo simile a quello del noto 6 per 1000 lo 0,30% dei versamenti relativi al costo del lavoro di ogni singolo dipendente, con un meccanismo molto semplice, previa condivisione con le parti sociali e la rappresentanza dei lavoratori, può presentare senza scadenze, senza limiti temporali, delle richieste di finanziamento per formazione tesa a supportare, appunto, come diceva lei, la competitività delle aziende e l'occupabilità dei lavoratori. Il secondo grande strumento è lo strumento denominato conto di sistema, è uno strumento che viaggia per avvisi. Gli avvisi vengono assegnati principalmente ad enti di formazione e aziende capofila e la caratteristica è quella di avere un criterio di selezione qualitativo, immagino in questo senso, e di finanziare i grandi temi che in qualche maniera Fondi Impresa decide di adottare per accompagnare le politiche nazionali allo sviluppo delle imprese. Faccio alcuni esempi, proprio in questo periodo abbiamo aperto un avviso che è denominato competenze di base trasversali, che ha come obiettivo quello di contribuire all'innalzamento delle competenze di tutta la platea dei lavoratori del paese, in accordo con le politiche del PNRR, anche di aumento della consapevolezza digitale e delle competenze digitali di tutta la cittadinanza italiana. È il cosiddetto politiche attive che invece ha l'obiettivo di favorire e accompagnare l'assunzione di disoccupati e inoccupati che in qualche maniera vadano a coprire quelle che sono le figure professionali di difficile reperimento nel sistema produttivo del paese, che è al centro di un dibattito molto ampio in questo periodo. Grazie per questi primi numeri, poi torniamo nuovamente sull'argomento per capirne di più. Nel mentre
veniamo qui in studio per capire come nella nostra regione vengono declinate queste tematiche. Quindi passo la parola a Luciano De Remigis. A lei. Grazie. Allora, innanzitutto permettetemi di salutare con affetto il dottor Sacca, che è il nostro angelo custode a livello nazionale. Per quanto riguarda l'organizzazione di fondi impresa, chiaramente essendo anche la prima struttura che attrae i soggetti, le aziende, i lavoratori per la formazione continua, chiaramente ramificata su tutte le regioni italiane, dove appunto viene svolta la prima fase di assistenza, sia per quanto riguarda l'assistenza, sia per quanto riguarda i suggerimenti tecnici, e gli adattamenti per i piani formativi che presentano appunto le aziende interessate. Per quanto riguarda l'Abruzzo, direi che siamo una tra le regioni più di eccellenza del sistema fondi impresa. Abbiamo circa 8.000 aziende già aderenti, mi sembra, non ricordo, 12.000. Anche, sì. So che lei ha portato dei contenuti vedere, vogliamo vedere qualche slide che ci possa aiutare senso? Certo. Ad esempio in questo momento stiamo vedendo il discorso relativo appunto a questa rete costituita da articolazioni territoriali. Certo. Se vuole possiamo anche proseguire con proseguiamo senz'altro, come potete vedere circa 8.000, come dicevo, aziende già fruenti del sistema e 131.000 e passa lavoratori. Perfetto. Non è cosa di poco conto considerando il territorio abruzzese. E se vedete bene sulla seconda slide, come centro di attrazione vediamo l'Abruzzo in seconda fila solo dopo il Veneto. Per classi dimensionali di territorio non è cosa di poco conto, ripeto. Questo lo diciamo con orgoglio sia per quanto riguarda il sistema centrale che ci supporta continuamente con tanta pazienza, direi, ma sia per quanto riguarda i nostri collaboratori che abbiamo distribuiti nell'ufficio centrale dell'Aquila e poi in Val di Sangro abbiamo anche un altro centro di assistenza. Abbiamo delle collaboratrici veramente splendide alle quali faccio i miei più sinceri complimenti, sono veramente in gamba, sia per quanto riguarda la vicinanza alle imprese e dei lavoratori, sia per quanto riguarda l'assistenza tecnica e operativa. Qui vediamo un altro contenuto, se non vado errata, a che cosa fa riferimento ad esempio questo insieme di dati? Sì. Dicevo appunto l'attrattività anche l'Abruzzo riesce, è riuscita a realizzare, Questi sono dati statistici del 2020-21 e quindi potrebbero essere anche dati parziali, ma rispetto a alla consistenza reale. E come vedete appunto siamo al secondo posto appena dopo il Veneto. Molto bene, questi sono dati sicuramente incoraggianti e che in qualche modo continuiamo ad analizzare attraverso le parole di Franco Spina, che è il vicepresidente di Fondi Impresa Abruzzo. Quindi direi alla regia di mandare in onda una clip che riassuntiva di quanto abbiamo detto prima. Fondi Impresa nasce dalla bilateralità, ma ha una finalità che è quella della formazione, una formazione continua di qualità legata anche al momento storico che viviamo rispetto alle necessità di innovazione, quello che il mercato del lavoro richiede, quelle che sono le nuove competenze e quello che ovviamente è una sfida per tutti quanti noi a partire dai lavoratori ma anche dalle imprese, o meglio come affrontiamo ad esempio il discorso della transizione ecologica da un lato o la digitalizzazione dall'altro. Non sarà la stessa cosa se saremo in grado di fare una buona formazione come quella di Fondi Impresa o eventualmente lasciare le imprese una formazione più basilare. Noi siamo convinti che c'è bisogno, ci sono i fondi, ci sono le necessità e siamo altrettanto convinti che bisogna attivarle in ogni dove. La sfida la vinciamo tutti insieme.
un buon lavoro, una buona occupazione, una professionalità maggiore nasce non solo per i lavoratori ma anche per l'impresa, ma si ottiene se lavoriamo tutti insieme. Quindi un concetto di coesione e di rafforzamento dei singoli attraverso il gruppo, un messaggio molto, molto importante in un'ottica di crescita dei singoli territori e poi ovviamente del paese che si chiama in questo momento è chiamato ad affrontare delle sfide non indifferenti. Passiamo la parola quindi adesso alla prossima ospite, a Lucia Di Lorenzo, per parlare esattamente della sua realtà e di come un contesto così particolare come quello di riferimento per la sua azienda opera in un'ottica di fondimpresa e di formazione continua. A lei. Io vi ringrazio dell'invito. Trovo che la formazione sia un elemento fondamentale in tutte le aziende. È chiaro che per quanto riguarda le aziende sanitarie, è fondamentale e strategico perché la formazione continua in medicina è anche obbligatoria, quindi è importante offrire ai propri lavoratori delle occasioni di formazione che siano il più possibile aderenti alle esigenze dei lavoratori e anche alle esigenze dell'azienda e dell'evoluzione, nonché della formazione obbligatoria di cui diciamo abbiamo diversi aspetti da soddisfare. Diciamo la casa di cura di Lorenzo e la casa di cura Nova Salus hanno costituito già dal 2013 un ufficio di formazione continua del personale che si riunisce semestralmente e formula dei piani indicativamente biennali, ma insomma che vengono revisionati comunque ogni 6 mesi avanti. La partecipazione a questi uffici di formazione continua chiaramente è quella di tutte quante le componenti interne, quindi di tutte le tipologie di figure professionali, nonché di quello che riguarda la sicurezza dei lavoratori, il rischio clinico, la direzione sanitaria e via di seguito. È necessario ogni anno fare un'attenta valutazione di quali siano le priorità, proprio perché, come dicevo, c'è sicuramente una necessità di formazione scientifica, ma c'è anche un'importante necessità di formazione diretta a soddisfare una serie di requisiti di autorizzazione, di accreditamento, requisiti legali in tema di aggiornamento sulla privacy, sulla 231, gli aggiornamenti sull'importantissimo tema del rischio clinico sul quale lavoriamo da tanti anni, quello che è necessario per il miglioramento del clima aziendale, per il miglioramento dei rapporti con l'utenza. Ci sono, diciamo, molti aspetti da soddisfare e quindi è necessario valutare le priorità anno dopo anno. Chiaramente la destinazione delle risorse, che sono sempre limitate purtroppo, deve tener conto anche delle necessità dei crediti ECM, delle varie figure professionali che ne fanno parte, e in questo il conto formazione è di grandissimo aiuto, in particolare in alcuni settori della formazione nei quali diciamo, è molto facile accedere al conto formazione o anche trovare avvisi che possano essere utili a soddisfare questa necessità. Fra l'altro la Nova Salus, una delle due strutture da me diretta, è provider ECM, ha superato quest'anno proprio l'accreditamento come provider ECM e questo ci è di grande aiuto. Abbiamo svolto sia eventi rivolti a pubblico esterno che possano formare anche medici e figure professionali esterne. Facciamo formazione presso terzi, questa però raramente è finanziata da fondi impresa. Possiamo andare avanti. Utilizziamo il sistema dei corsi frontali, ma più di tutto utilizziamo i due, diciamo, sistemi formativi in casa proprio di audit clinico e di training on job, perché sono quelli che abbiamo visto che nel tempo ci danno i maggiori risultati in termini di miglioramento e di acquisizione delle competenze da parte del personale. Chiaramente i tre settori che non si possono assolutamente trascurare sono il rischio clinico, tutta la parte dell'antincendio e la sicurezza dei lavoratori, e in questo devo dire in particolar modo l'utilizzo dei conti di fondi impresa è fondamentale, anche perché è una formazione continua e piuttosto onerosa. Direi di sì. Volevo chiederle, l'ascoltavo con molta attenzione durante la sua esposizione, guardavo anche con molta attenzione quanto la regia ha mandato in onda e volevo sapere da voi qual è stato l'impatto della pandemia in termini di capacità di reagire
e quindi di riuscire a tener testa in un contesto così difficile con le vostre risorse, con la vostra capacità di far fronte appunto alla situazione in cui ci siamo inattesamente trovati tutti. Dunque, durante la pandemia il nostro ruolo è stato fondamentale per certi versi, marginale per altri, perché purtroppo noi abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto di fare fondamentalmente. È stato un colpo durissimo alle aziende sanitarie, perché abbiamo dovuto sospendere per parecchio tempo l'attività ordinaria, e anche quando non è stata sospesa è stata fortemente ridotta. Ad esempio, quello che abbiamo cercato di fare è stato non sprecare il nostro tempo. Abbiamo utilizzato i periodi di inattività durante la pandemia, ad esempio, per fare molta formazione online, anche in forma di audit, anche di confronto fra le varie professionalità su alcuni temi, proprio perché ci sembrava un modo utile per esorcizzare il problema e coinvolgere il personale in un miglioramento che in quel momento ci sembrava effettivamente impossibile. Quindi non vi siete fermati sostanzialmente? No, ma fermati non ci siamo fermati mai, purtroppo abbiamo fermato l'attività per un po' di tempo. Bene, con queste testimonianze qui in studio per adesso abbiamo concluso, quindi passo la parola al ospite in collegamento, al direttore Sacca, che ci parlerà di un evento che c'è stato da poco, il lavoro al centro, innovare la formazione continua, innovare il paese nell'anno europeo delle competenze. Ci parla di questo evento, che cosa è emerso, quali sono gli strumenti a disposizione, come si può innovare la formazione? A lei, direttore. È stato un evento per noi importante, in cui abbiamo voluto riunire intorno a Fondimpresa tutti gli attori che in questo momento stanno contribuendo allo sviluppo delle risorse umane e del capitale umano del Paese. Lo abbiamo fatto perché intorno alle questioni delle formazioni stanno ruotando molte tematiche importanti per la tenuta e il rilancio del Paese, a partire dal PNRR, ma anche rispetto alla definitiva attuazione di quello che era stato sancito con il decreto 150 del 2015 in materia di rete delle politiche attive del Paese. Abbiamo lavorato molti anni affinché i fondi interpersonali e particolarmente fondi impresa fosse definitivamente riconosciuto come uno dei soggetti attivi all'interno dell'attuazione delle politiche attive del Paese. Proprio per questo, sfruttando l'anno europeo delle competenze e con il patrocinio del Parlamento europeo e del Ministero del Lavoro, abbiamo realizzato questo evento, questi due giorni di discussione intorno alle tematiche che sono centrali su questo tipo di materia. Abbiamo ricevuto i saluti del Presidente della Repubblica, il Presidente Sergio Mattarella, e abbiamo ascoltato con una partecipazione molto attiva, presente e competente il Ministro del Lavoro, la dottoressa Calderone. Abbiamo fatto il punto, abbiamo ribadito qual è il ruolo di Fondimpresa, abbiamo registrato un reale riconoscimento da parte delle istituzioni del ruolo di Fondimpresa e abbiamo ragionato intorno a quelle che sono le tematiche per portare tutte le attività formative in grado di contribuire al potenziamento dell'energia del Paese intorno sostanzialmente a tre temi, tentando in qualche maniera di avviare anche un rapporto con i governi regionali, che come sappiamo sono competenti in materia, che vada oltre al dettato di legge di costituzione dei fondi della leale collaborazione. Abbiamo cercato cioè di stabilire un terreno di confronto relativo alla legislazione che secondo noi è necessaria per rendere realmente e ancora più efficace la formazione continua verso i lavoratori. Verso i lavoratori del settore privato. Abbiamo posto tre temi fondamentali: uno è quello dell'utilizzo degli strumenti digitali in materia di formazione professionale, questione che è ancora abbastanza arretrata e che ha bisogno di tutta una serie di normative per renderla effettivamente coerente, sicura e agibile in rapporto ai finanziamenti pubblici.
Abbiamo segnalato anche la necessità di portare avanti il disegno generale sulla certificazione delle competenze, che ancora oggi sconta un assetto a macchia di leopardo nel Paese, in cui ogni regione che è competente ha emesso una serie di leggi che difficilmente parlano con le legislazioni delle altre regioni in materia di interoperabilità, di riconoscimento delle competenze dei lavoratori, e questo secondo noi è un problema significativo per il mercato del lavoro e per la circolazione delle risorse e delle competenze che noi andiamo a creare. Ultimo ma più importante, abbiamo posto un problema a livello europeo, questo, cercando aiuto e alleanze sia con le regioni che col governo nazionale in materia di aiuti di Stato. Secondo noi la questione degli aiuti di Stato deve essere rivista, perché insistere nell'interpretazione in cui il finanziamento della formazione tramite avvisi rientri nel novero dei finanziamenti statali che sono assoggettati al controllo del Regolamento Generale sugli aiuti di Stato, in qualche maniera è ostativo alla diffusione di questo tipo di aiuti, soprattutto rivolti agli individui e ai lavoratori. Abbiamo infine riconfermato con forza la nostra disponibilità a contribuire a quelli che sono gli obiettivi generali del PNRR in materia di formazione professionale e innalzamento delle competenze digitali e innovative di questo Paese. Quindi un evento che fondamentalmente vi ha visto portatori di istanze importanti, e comunque avete in qualche modo dettato quali sono i punti su cui... Prego. Ci permettiamo di dettare al governo le politiche. Sicuramente nel nostro ruolo di terminale di raccolta di quelle che sono le esigenze e le tendenze di evoluzione del sistema produttivo e del mercato del lavoro, ci siamo sentiti in dovere e anche nel ruolo di segnalare quelle che sono le istanze dei sistemi produttivi che hanno bisogno di supporto normativo e di intervento dei governi regionali e del governo centrale. Bene, chiaro. Grazie per questo contributo. Adesso torniamo qui in studio per completare la chiacchierata con i nostri ospiti e tentiamo di capire esattamente qual è l'iter da seguire per attingere, no, a queste risorse nel nostro territorio. Passo la parola al Presidente del Remigis. Grazie. Quindi, dicevamo, è molto semplice, guardi, semplicissimo, basta entrare sul sito di Fondimpresa, l'azienda registra i suoi dati, dopodiché non è necessario indicare, no, nominativamente i lavoratori, vengono presentati i progetti secondo, no, in base alle necessità professionali che l'azienda intende, no, sviluppare o diciamo, quindi aumentare il livello di capacità o aggiornare, come per esempio diceva il dottor Sacca, quello più comune adesso è verso la formazione, verso la digitalizzazione. Dopodiché ci saranno, no, anche le altre transizioni che sappiamo, quella ecologica, la transizione green, anche sul motore endotermico e via dicendo. Quindi tutto questo è chiaro che coinvolgerà tanti settori, non solo direttamente quello dell'automotive, ma anche settori dell'indotto e delle componentistiche. E questo è di facilissima accessibilità per le imprese. Le imprese presentano un piano formativo, e al piano formativo viene data assistenza diretta da parte delle nostre strutture territoriali come primo livello, no, diciamo, di controllo delle caratteristiche e delle prerogative, no, per l'accoglimento delle istanze. Dopodiché si passa al sistema centrale che approva definitivamente il piano e il piano sviluppa e può avere anche una durata, se non ricordo male, addirittura di 12 mesi il piano formativo, quindi può sviluppare per gradi nel tempo e per... No, e aggiornarsi continuamente, ecco, questa è la particolarità. Quindi
il percorso è facilissimo per l'impresa. Noi speriamo che tutto questo venga recepito ancora di più di quello che riusciamo a fare oggi. E a tal proposito mi permetto di segnalare che abbiamo anche sviluppato delle attività, no, di informazione verso le imprese attraverso un, no, un programmino dedicato che definito pillole formative, dopodiché abbiamo anche intenzione di, no, far visita direttamente a, no, alle imprese che volessero, anzi è un appello che faccio, se qualche impresa gradisce, diciamo, no, di fare un invito, le nostre strutture possono, no, andare direttamente sulla realtà produttiva e raccogliere testimonianze per favorire sempre di più la formazione continua. Quindi qui stiamo vedendo in questo momento appunto pillole formative che ci parla di questa vostra attività, con una sottolineatura importante legata appunto al fatto che non ci sono sborsi. No, assolutamente, questo è scontato, cioè, scusatemi, ma mi pareva talmente scontato che non l'ho nemmeno sottolineato. Cioè l'adesione a Fondi Impresa o lo sviluppo dei piani formativi e la formazione stessa sono assolutamente gratuiti, sia per i lavoratori, ci mancherebbe altro, e sia per le imprese. Bene, va sottolineato. Grazie sì. per questa precisazione ulteriore, mai eccessiva. E quindi andiamo adesso a cedere la parola alla nostra ospite Di Lorenzo per continuare appunto la nostra conversazione con qualche informazione relativa alle testimonianze dirette della sua attività, se ha avuto difficoltà eventuali per attingere a qualche misura, a qualche fondo, e poi come si è trovata nel suo percorso da lavoratrice e da persona che eroga formazione. Prego. Allora, confermo assolutamente ciò che è stato detto, le pratiche non sono complesse, è chiaro che la prima volta che viene affrontata la pratica, come sempre, bisogna capire come funziona, bisogna fare molta attenzione perché, come ricordava il dottor Sacca, sono finanziamenti pubblici, sono ancora considerati finanziamenti pubblici e quindi bisogna essere molto ligi alle regole per l'erogazione e bisogna farli con grande serietà. Quello che diciamo, l'impresa mette in questa formazione in termini economici diciamo, sono soltanto le ore di formazione dei lavoratori, è chiaro che quelle sono a carico dell'impresa e come è giusto che sia d'altra parte, per il resto viene rimborsato da Fondi Impresa il costo della formazione che viene sostenuta, chiaramente sempre se rientrante nel conto formazione o negli avvisi. Devo dire, nella mia esperienza è molto utile consultare gli avvisi e le opportunità del conto formazione perché a volte, oltre che da tutte quelle freccette che abbiamo visto che alimentano le idee dell'ufficio di formazione continua del personale, anche dagli avvisi di Fondi Impresa possono essere sorte delle idee formative alle quali magari lì per lì non avevamo pensato e che invece, essendo Fondi Impresa, chiaramente facendo solo questo, è molto orientata a quello che è l'attualità della formazione necessaria, alle volte ci sono stati utili anche come suggerimenti. Quello che posso dire per le mie aziende è che negli ultimi 3 anni mediamente Fondi Impresa ha coperto il 70% dei costi della formazione delle mie imprese, quindi è un importo davvero importante. Assolutamente, grazie per queste testimonianze, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, quindi vado a salutare in collegamento Raffaele Sacca, grazie per il contributo. Grazie a voi, buonasera, buon lavoro a tutti. In Grazie. Studio saluto il presidente Luciano De Remigis, grazie. Grazie a voi e ai telespettatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, grazie. E ancora Lucia De Lorenzo, Di Lorenzo, grazie per il contributo. Grazie a voi, sperando di essere stata utile ai miei colleghi. Senz'altro. Che tante aziende vengano ad iscriversi ancora a Fondi Impresa. Sicuramente lo faranno e ringrazio i telespettatori per averci seguito, in regia ovviamente Danilo Cinquino e per le riprese Alberto Capo, ci vediamo la prossima settimana.